Presidente, siamo di nuovo qui dopo un anno e sempre meglio. Sì, se non altro per il fatto che siamo ancora qui, certo. E quindi Castelbasso è ormai diventato un appuntamento importante per la cultura, in generale per la cultura abruzzese, perché un posto splendido come questo, dove si fanno cose splendide come la mostra che vedremo tra un po', penso che sia un elemento di orgoglio aggiuntivo per la nostra terra. È un'ulteriore sfida che però noi come amministrazione comunale vogliamo che si allarghi questa visibilità, diciamo, questa forza che Castelbasso, grazie all'associazione, ha acquisito. Ecco, dovremmo essere bravi ad usarla per il territorio e per il vantaggio del territorio. E una proposta che io sto cercando di fare, appunto, è quella di creare una sinergia fra i borghi, cercando di parlare con gli operatori turistici, con i locali, con gli agricoltori, con le associazioni di categoria, proprio per creare questo avvicinamento, questa rete. Cioè, una rete è una parola che io dico è bella, la diciamo, però è vuota, non riusciamo a riempirla. Ecco, l'auspicio è quello di dare a questi borghi quello che oggi è possibile avere, cioè quella capacità propulsiva che sono i borghi, quello che contengono, soprattutto la cultura per quanto riguarda Castelbasso. E il sindaco ha lanciato un'idea di mettere in sinergia i vari borghi, i vari posti, mettere insieme un po' pianura, collina e mare, perché lui dice che c'è un po' di dispersione. Cosa si può fare? Beh, sì, quando una regione ha 305 comuni e l'80% di questi 305 comuni sono sotto i 5.000 abitanti, la dispersione nelle cose. E la difficoltà non sta in questa dispersione, la difficoltà sta nel fatto che è difficile fare in molti borghi cose belle e intelligenti come questa, perché ci vuole una grandissima passione, un grandissimo sindaco e un grande mecenate disposto a metterci un po' di soldi. E guardate che con tre cose è difficile da trovare, tutte assieme. Presidente, siamo riusciti anche quest'anno a superarci? Beh, in effetti sì. Siamo di nuovo qui, come ogni anno, a proporre una grandissima offerta culturale sia alla Regione Abruzzo e sia a chiunque vuole venire a Castelbasso. Iniziamo questa grandissima mostra dedicata a Giorgio De Chirico. Sono 70 opere di indubbia bellezza, di alcune molte inedite mai esposte, e contemporaneamente, diciamo, senza mai tralasciare quella che è la natura proprio di questo progetto che noi portiamo avanti, c'è una sola mostra dedicata ad altri artisti che con le loro opere, con le loro installazioni sparse per il borgo rendono questo inizio di manifestazione ancora più importante, più intrigante, anche molto più, invece, che solletica molto, diciamo, ecco, l'istinto della persona. Come detto prima, questa offerta culturale che l'associazione si propone si sta ampliando, creando, diciamo, nuove forme di collaborazione anche in maniera sinergica, da una parte col Teatro Stabile d'Abruzzo, con cui avremo un rapporto di collaborazione molto proficuo e molto importante. Verranno a Castelbasso artisti come Lucio Dalla, come Michele Placido, Max Giusti ed altri così, e anche con piste teatrali molto interessanti, molto, molto particolari, alcune fatte appositamente per Castelbasso. E altra esperienza che iniziamo quest'anno ad avere con l'Università degli Studi di Teramo, con una ludoteca di carattere scientifico proprio in questa piccola piazza di Arlini, diciamo diretta ai giovani bambini, ai giovani dai 3 ai 15 anni, quindi un borgo antico che si va a sposare con la scienza. Vogliamo dire qualcosa sul settore letterario? Quest'anno non ci saranno i poeti, però ci sono gli scrittori. Renato Minore mi ha mandato un'email a proposito di questo e dicendo che la musa Calliope ci perdoni, perché quest'anno dalla poesia siamo andati, diciamo, nella prosa, per così dire. Ci saranno tre scrittori importanti come Arbasino, De Cataldo e De Carlo, che diciamo parleranno con il pubblico, sono scrittori attuali, quindi molto facile anche per un pubblico giovanile, diciamo. Speriamo che questa scelta, anche se Renato non l'ha molto convinto, però sono sicuro che ci premierà. Presidente D'Agostino, siamo ancora qui a Castelbasso, sembra una bellissima avventura, un appuntamento da non perdere. Sicuramente no, è uno scenario stupendo ed è un'edizione straordinariamente bella.
quella di quest'anno, per gli eventi culturali eccezionali che vengono ospitati da Castelbasso, a partire dalla grande mostra che oggi si inaugura, ma certamente vale la pena sottolineare il valore che ha la sezione teatrale. Davvero di straordinario livello quest'anno, ma tutti gli appuntamenti, compresi quelli enogastronomici, sono tali da richiamare, speriamo, il grande pubblico. Davvero i complimenti ad Amici per Castelbasso, all'amico Osvaldo Menegaz, a tutti i curatori degli eventi culturali. Questa è un'edizione straordinaria. Io penso che debba esserci il pieno apprezzamento da parte nostra, da parte delle istituzioni locali. Il prefetto di Teramo l'anno scorso qui l'abbiamo vista tra i protagonisti nella sezione poesia. Quest'anno torna nella sua figura di prefetto a inaugurare Castelbasso. Ma vengo come prefetto, ma vengo come cittadino, perché ammirare questo borgo, il paesaggio, ammirare le opere che saranno esposte, sentire tante persone esperte parlare di cose straordinarie, riempie l'animo di gioia e quindi non potevo mancare. Per me è sempre un grande piacere tornare qui. Anche la sezione musica quest'anno a Castelbasso sarà straordinaria, la vogliamo raccontare? Sì, sicuramente, infatti iniziamo domani sera con il concerto di Lucio Dalla, che prevede appunto un recital dedicato a Benvenuto Cellini. Poi quest'anno sicuramente ci saranno molti ospiti internazionali come Marcus Miller e gli Incognito, e comunque senza dimenticare i grandi artisti italiani come i Baustelle e lo spettacolo rock progressive di John De Leo con Roberto Gatto. Ma come riuscite ogni volta a sorprenderci? Attraverso molta ricerca e molto lavoro che facciamo durante l'anno, e poi diciamo che Castelbasso anche nei confronti degli artisti si è conquistato negli anni un certo favore, e quindi vengono molto volentieri quando li coinvolgiamo nel nostro progetto culturale. Quest'anno ricorre il trentennale della morte di Giorgio De Chirico, quindi si è pensato per questo motivo di offrirgli un omaggio che però è duplice. Da una parte una grande mostra antologica di più di 70 opere, fra cui diversi inediti molto interessanti, e poi parallelamente un'altra mostra intitolata Spaesamenti, 7 artisti intorno a De Chirico, dove 7 artisti molto molto stimolanti, interessanti delle ultime generazioni dialogano con l'opera del grande maestro. Come si inserisce un personaggio come De Chirico appunto in un'atmosfera così particolare come quella di Castelbasso? Beh, l'atmosfera di Castelbasso, e in particolare quella di Castelbasso Progetto Cultura, è in qualche modo ambigua, polisemica, perché cerca di mettere insieme l'antico e il contemporaneo, proprio così come ha fatto De Chirico lungo tutto il suo percorso artistico. Prima con la grande innovazione della metafisica, che fa parte delle tendenze, delle avanguardie storiche, e poi col cosiddetto ritorno all'ordine, ritorno al mestiere a partire dal 1919, con un ritorno appunto alla tradizione, alla pittura classica, classico-barocca, allo studio soprattutto del mito, della tradizione mitologica, della tradizione della cultura mediterranea. E quindi ecco, in qualche modo Castelbasso risponde a questa vocazione della poetica de chirichiana.